piace il frullato di Doddy. Dammi. Quanto sei bello. Vuoi bene, Daddy? Me lo dai un braccino prima che vado via. Sei triste che Daddy va via? Ma Daddy torna presto, ok? Fra 2 giorni, così. 1, 2. 2 days, I'm gonna be back, ok? Do you love Daddy? Give a kiss to Daddy. Amore, sei zittioso. Ti amo. Che bello scarpe che c'hai. Mi saluti, me lo dai un bacione? Bye bye, ci vediamo dopo. Ci vediamo domani. Salutati, ciao ciao. Ciao. Niente. Qua sembra che sta in discoteca. Sono il capitano. Sono in buone mani, tranquilla. Tutta una nonna Maria e altri Gianni. Ragazzi, avete presente Scooby-Doo? Le gare di Scooby-Doo con le macchine? No, facevano le gare delle macchine, c'erano quelli con tutte le macchine potenti, quelle, ecco. Loro sono Scooby e quella. E poi ci sono macchine, è pazzesco, sembra un film. Ci sono macchine di tutti i tipi. Cavalli, non cavalli, d'epoca, macchine simpatiche come la nostra, bellissimo. Bellissimo, farò un reportage. Poi abbiamo capito che si vince solo facendo portafogliate, perché c'è gente che compra qualunque cosa serva per la gara, quindi nessun altro può comprare. Però vi terremo aggiornati. Bello, atmosfera molto top. Parla questa rumba come ramo pornografico, bacio piotta, bacio erotico, entro per gli appassionati di macchine, ragazzi, questa nave è un bottino. Mamma, davvero un parco giochi, c'è una roba incredibile, c'è qualunque cosa vi viene in mente, c'è qualunque cosa. I vari personaggi con le macchine, c'è cioè la RS6 della Marlboro, la Ferrari chittata, la Porsche, vabbè, quella Ford GTO, ragazzi, è più bella. Imbarazzante, poi sentono la 500 che scoppietta, sì. Quindi tutti che sgassano, sì, che se vogliono fa sentire. Sono io il capo. Tutte le macchine ci sono fermate a bere in una locanda, noi prima tanto. Mica stiamo a fare una locanda, un bar, una cosa lungo la strada, insomma. Allora ragazzi, siamo all'isola, scusate perché noi stiamo registrando un vlog, quindi ero convinto di avervi detto già tutto. Noi siamo all'isola d'Elba. Sì, ho fatto il vaccino ieri e sto benissimo. Non ho avuto nemmeno un sintomo, guardate in che bel posto siamo. Che altro, guardate in che condizioni ci stiamo presentando. Io vestito tutto sudato, Carletto con la canotta. Guarda. Pensavo mi portava su una bettola. Tocca farla per forza, domani potremmo stare a spiaggia. Guardate che carino. Orientale mi porta sicuramente un postaccio. Guarda, sì. Già ho visto Hermitage invece. Bravo. Grazie, poi che paghi tutto tu, sei veramente un signore, Fede. Siamo arrivati. Come è andato il viaggio? Bene. Posto? Oh, questi li metto qua. Guarda la parcheggiata. Sei pronto a tutto?
Noi stavamo andando a fare il bagno in spiaggia. Sono pronti, un piacere. Ciao, buonasera, buonasera, buonasera. Siamo là. Mi piacere di presentare il suo libro, quelli di Firenze. Ma dai, dai, ci conosciamo già allora. Sì, sì. È un imprenditore, lo conosco benissimo, insomma, non solo. Potete farlo uscire lui, per favore? Dai, io sotto, dottore. Non sei il benvenuto. Ma anche le station. Ma sei guidata sta macchina? Sei sicuro? Dottore, tocchi sotto. Oh, guarda che tocchi, eh. Ma te sgonfiamo le ruote subito, no, Mirko, subito. Ciao, Ire. Subito. Stasera te sgonfiamo tutte e quattro le gomme. Dottore, dai, io sotto. Aia, aia. Da vedere. Ma ah, questo è il numero uno. Le orecchie, quelle di lato che sono, scusa? Lui ha vinto. Ah, bellissimo. Coglioni. C'ha le palle, c'ha le palle. No, non ho idea. Allora, noi siamo Peter Pan e c'è di ogni. Non so, ah, loro sono quelli di Scooby-Doo. No, Rocky è il più bello. No, loro sono Scooby-Doo, Baywatch. Rocky. No, vabbè, c'è Rocky. No, vabbè, è un sogno. Anche lei è bellissima. I magici. C'è la qualunque. Però il più bello è lui. Trilli, trilli dispettosa, trilli dispettosa. Molto di me. Adesso mi ha bruciato il cazzo. Senti, il codore di salute. Sì, tutta sì. Salute. Questo ci vuole intossicare, secondo me, ci vuole far fuori subito. Dai! Ah, ragazzi. Ci serve che ci diate una mano a risolvere degli indovinelli o dei quesiti che ci saranno dati durante la gara. Quindi veniteci a seguire sulla diretta di Carletto, così facciamo tutto in diretta e li facciamo prima, senza fare i sondaggi. Ah, ragazzi, faccio un breve recap. Allora, è partita la gara. Il primo checkpoint era portare un uovo che io ancora in mezzo alle gambe, ormai è diventato un uovo sodo. Perché noi abbiamo saltato il primo checkpoint, perché ci è arrivata una dritta che il secondo checkpoint era comprare delle bandiere. Che noi che abbiamo fatto? Siamo andati alla ferramenta, abbiamo trovato la ferramenta dopo un'ora e mezza, perché una signora con un motorino ha portato Carletto senza casco alla ferramenta. Ne abbiamo comprati 8 e Carletto si è rimesso a vendere le bandiere in mezzo alla strada a 100 euro. Ma 100 euro. C'avevamo una busta piena di soldi per tutte le bandiere che ha venduto. Però è riuscito a vendere anche la nostra, l'ultima bandiera, in mezzo alla strada. E l'hanno pure fregato, perché gli è andato 100 euro, in realtà erano 50. E dopo gli è meno. E per questa storia gli è meno. Ricordo, tu con la Suzuki, con culo così dopo, ridammi 50 euro. E noi stiamo bastardo, ancora andando a fare il primo checkpoint. E niente, adesso abbiamo visto una bandiera in mezzo al centro cittadino, mi sa che l'andiamo a spiccare. Vivi e vegeti dopo il primo checkpoint. Guardate che bello. Grazie. Carletta. No, però i video sono anche io mentre si porti. Fallo, fallo. Adesso checkpoint la bandiera e poi delle pietre della chiesa. Zughe? Vai, guardate che bello sto checkpoint. Check. Ah, raga, hanno fatto un quadretto voi come postazione. Oddio, mamma, di sotto. C'è mancato niente. L'assicurazione c'è, no? Dai. Fammi una. Dopo tutto sto sbattimento, perlomeno. Guardate in che bel posto siamo. Guardate come siamo. Guarda come ridotto. Che risalto. Però. Senti, io chiedo un telo e mi faccio un bagno, te lo dico. Era di merda. Siamo gli impavidi.
siamo fatti. Ma guardate che roba, raga. È un sogno. Non si può più girare la fotocamera, non ve lo posso far vedere bene. Che bello. Ragazzi, allora ci sono delle macchine. Fa violosa, a parte questa di Manola che è imbarazzante. Vabbè, le più belle stavano di sopra. Comunque sono macchine bellissime. Abbiamo fatto aperitivos al mare. E McLaren. Anzi, questa è la Ferrari. E i più belli sono questi comunque. È uscita la canzone di Scavo, vi volevo dire anche che adesso stiamo tornando in hotel a farci una lucetta finalmente e vi faccio vedere un po' tutte le macchine che ci sono. Ho fatto un video bellissimo con tutte le macchine più fighe. Ma dite cazzate, Maria. Allora, raga, io sto a letto, sono distrutto. Carletto sta facendo serata con quell'altro. È stata una giornata veramente pesante. Bello perché è divertente, ma è veramente stancante. Vediamo cosa ci aspetta la giornata di domani. Non ci hanno detto la classifica, non ci hanno detto come siamo posizionati. Le sfide erano difficili, bisogna usare parecchio il cervello e le capacità di sopravvivenza, perché abbiamo dovuto fare delle cose abbastanza pazze, ma il vlog documenterà tutto. Devo dire che a un certo punto volevo mollare oggi, sono sincero. Però continuiamo fino a domani, vediamo come va. E domani si cambia, si va, sì, alle 9 si prende il traghetto tutti insieme e ci daranno le nuove istruzioni. Vediamo un po'. Buonanotte ragazzi, grazie per l'aiuto di oggi. Era una foto? So, mezzanotte 11, dove sei stato? Ti posso dire una cosa seria o bisogna riprendere tutto? Dimmi una cosa seria. Mi sono innamorato. Mo. A mezzanotte 11 del... Tu sai chi è? Chi è? Fatta allora, turchina. 11 minuti fa ho conosciuto Cenerentola. È andata via con quella cazzo di carrozza, con quei sorci che si sono trasformati in cavalli. Te lo giuro. Domani andiamo a trovare la scarpetta, Ma non è la scarpetta del sugo, è la scarpetta vera. Io spero solo che non russi stavolta, queste stronzate.